Vediamo come vengono presentati i risultati della ricerca. L'ordinamento è per rilevanza, quindi i primi risultati saranno anche i più pertinenti. Se preferiamo però l'ordinamento cronologico, per vedere i risultati più recenti per primi, possiamo selezionare dalla tendina Sort Results By e scegliere Publication Date, Most Recent First. Clicchiamo Sort. In questo modo abbiamo cambiato l'ordinamento mettendo i più recenti in alto. Ritorno all'ordinamento per rilevanza, quindi riseleziono Relevance, clicco Sort. Leggiamo rapidamente i risultati. Vediamo ad esempio che il terzo risultato sembra pertinente. Vediamo i dettagli. In blu è riportato il titolo dell'articolo, quindi Post-Traumatic Stress and Psychological Growing Children, eccetera. Subito sotto gli autori, quindi Phipps, Chosky, eccetera. Il titolo del periodico, in questo caso Journal of Clinical Oncology, volume 32, il fascicolo 7 e le pagine da 641 a 646. Sotto viene riportato un pezzo dell'abstract, dove sono evidenziate in giallo le parole da noi cercate. Per vedere però ulteriori informazioni, basterà cliccare sul titolo. Qui noi vediamo l'abstract completo. Se volessimo leggere il full text dell'articolo, sarebbe molto semplice. Nella colonna a destra c'è il bottone SFX. Cliccando sul bottone SFX ci colleghiamo ai nostri abbonamenti e servizi. Vediamo che è disponibile la versione elettronica e anche quella cartacea. Basterà cliccare sul Vai per vedere il full text dell'articolo in formato elettronico. Torniamo alla pagina della banca dati che riportava la citazione completa, quindi chiudo la finestra. Vediamo che subito sotto l'abstract sono riportati i subject, i termini controllati che descrivono il contenuto dell'articolo. È utile guardarli per poter rilanciare la ricerca coi descrittori scelti proprio da chi cura la banca dati.